Benvenuti ai presenti. Oggi vediamo questa tecnica di riscaldamento mentale che ci consente di avere dei potenziali benefici, soprattutto se dobbiamo tenere una buona performance mentale in prossimità di un evento importante, come ad esempio la preparazione di un esame, l'arrivo imminente di una competizione sportiva o comunque qualcosa che sia molto rilevante nella quale ci teniamo ad essere molto attivi cerebralmente. Vediamo come seguirlo. Vediamo come attuare questo riscaldamento mentale. È importante creare un ambiente, quindi trovare un luogo tranquillo dove sedersi comodamente. Iniziamo a respirare profondamente, lentamente e regolarmente. Chiudiamo gli occhi. Assicuriamoci che tutto il nostro corpo sia rilassato e cominciamo. Immaginiamo di sedere su una spiaggia mentre guardiamo il mare. Notiamo il movimento delle onde. Riusciamo ad udire il rumore delle onde che sciabordano dolcemente sulla spiaggia. Sentiamo la compattezza e la trama della sabbia su cui sediamo. Sentiamo il calore del sole mentre lambisce delicatamente il nostro corpo. Richiamiamo alla nostra mente tutti i volti delle persone amate. Udiamo il suono delle loro voci. Sentiamo che effetto fanno, assaporando le sensazioni piacevoli. Ricordiamo l'ultimo pranzo che abbiamo gustato. Torniamo indietro e cerchiamo di sentirci lì, presenti. Assaporiamo il gusto del cibo, ricordiamo il suo profumo. Cerchiamo di rivivere le sensazioni di quando mangiavamo. Ricordiamo le persone che erano presenti, sentiamo il suono delle loro voci. Richiamiamo alla mente l'esperienza di essere sotto la doccia. Sentiamo il tocco dell'acqua. Cerchiamo di avvertire le sensazioni che proviamo asciugandoci. Indossiamo mentalmente i nostri vestiti. In sequenza. Siamo consapevoli di tutte le sensazioni che ci dà ogni indumento. Ricordiamo uno dei nostri brani musicali preferiti. Sperimentiamo come ci fa sentire. Vediamo le immagini che crea. Lasciamo che la nostra mente crei tutto ciò che desidera. Ricordiamo una nostra performance particolarmente buona, preferibilmente nel nostro sport, ma potrebbe anche trattarsi di qualsiasi altra cosa. Ad esempio una presentazione al lavoro, una barzelletta molto divertente, qualche lavoretto fatto in casa. Cerchiamo di rivisitare l'aspetto migliore. Usiamo appropriatamente tutti e cinque i sensi. Osserviamo, godendoci il modo in cui rispondiamo a questo processo.